Che comunque vive su degli equilibri anche da un punto di vista climatici unica al mondo. Ed è unica perché è una città che, come io ho sempre detto, è con un piede nel passato e con un piede nel futuro. Se poi si cammina per le calli di Venezia si trova storia del 1500, 600, ancora cose originali che sono alla portata di tutti da vedere, così come se fosse un museo a cielo aperto. Ischitano di nascita, veneziano di adozione. Quale magnetismo ti ha trasportato fino qui a Venezia? Beh, è una lunga storia. La mia passione per l'hotelleria è iniziata a 18 anni, subito dopo essermi diplomato all'Istituto Tecnico e Turistico di Ischia. E avevo una passione di viaggiare e feci i bagagli e mi trasferì in Germania. Cosa significa nello specifico praticare la cultura dell'accoglienza? Anticipare innanzitutto le esigenze degli ospiti e mettersi anche nei loro panni, perché chi viaggia chi viaggia da lontano e chi oggi l'ospite che arriva a Venezia è abituato ad andare in grandi capitali, girare il mondo e chiede di avere la stessa attenzione, gli stessi servizi che si hanno dalle altre parti del mondo. Quindi per me l'attenzione al servizio, l'esigenza di soddisfare qualsiasi richiesta da parte degli ospiti per me è prioritaria. Venezia negli ultimi anni è stata un po' soggetta a una cattiva nomea di overturismo, di una città che era invivibile e quindi godevamo di un posizionamento sbagliato della nostra destinazione. Quindi la prima cosa che bisognava e che bisogna, sul quale stiamo concentrando parecchie delle nostre energie, è il riposizionamento da un punto di vista culturale, da un punto di vista conoscenza della destinazione nei mercati internazionali di Venezia. Quindi va riposizionato in un segmento molto più alto di quello che era in precedente al Covid. Lo sviluppo del futuro della nostra destinazione deve passare attraverso eventi culturali di altissimo livello per attrarre una clientela e dei turisti di altissimo livello. Noi siamo convinti e consapevoli che con la bellezza del nostro territorio approfitteremo di questa situazione per essere nuovamente leader del turismo qualitativo, ma anche da un punto di vista di sostenibilità della città. Dicono che Venezia sia come l'Araba Fenice. Mille volte cade e mille volte si rialza. Eh sì, è proprio così e questa è una cosa che io ho sempre sostenuta. Venezia ha superato tante crisi, peste e anche l'ultima acqua alta del 2019 che comunque aveva fortemente penalizzato la destinazione, poi è stata una destinazione capace di rimboccarsi le maniche e di proiettarsi al futuro con diligenza e soprattutto con grande prosperità. Diamo a Salvatore Pisani una sfera di cristallo. Come ti vedi nel futuro? Ma io adesso vorrei vedere un Salvatore Pisani un poco più tranquillo per gli anni
avvenire, soprattutto per le future generazioni. Oggi io penso che una delle più grandi soddisfazioni che un manager possa avere è quello di dare la possibilità ai propri collaboratori di crescere, di avere ambizioni, di avere soprattutto una sicurezza economica, perché quella è anche molto importante. Ecco, io penso che oggi i manager del futuro si devono vedere sotto quest'ottica, quella nella capacità di creare valore aggiunto ai propri collaboratori e soprattutto di dare prosperità alle famiglie e ai collaboratori che lui ha selezionato. Grazie Presidente. Grazie a lei.